Sì, siamo in diretta, vedete alle nostre spalle il bene confiscato, seconda tappa di questa visita del ministro Piantedosi a Castel Volturno. Il perché ce lo spiega proprio lui nella prima clip che abbiamo preparato. Preghiamo la regia di mandarla in onda. Per me aveva l'importanza di un primo ma importante appuntamento. Noi siamo qui innanzitutto per ascoltare. Che cosa possiamo fare per mettere in campo un'azione che un po' mutuando quello che è successo in un passato poi neanche tanto remoto, io ricordo le azioni che furono fatte sul famoso modello Caserta, l'abbiamo citato, quindi i deschi interforzi, i tavoli permanenti qui per cercare di affrontare e risolverle in parte, all'epoca fu fatta, insomma furono dati dei segnali molto importanti. Ecco, avete sentito, Piantedosi conosce bene la realtà di Castel Volturno, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato tutte le autorità di polizia, il Presidente della Provincia e il Sindaco, è durato più di un'ora, al termine del quale Piantedosi ha elencato, per così dire, i problemi di questo territorio e le misure che intende adottare. Ascoltiamo anche questo secondo contributo, prego la regia di mandarlo in onda. Ma esistono fenomeni che si sono sedimentati negli anni, come quello dell'abusivismo edilizio, un cospicuo numero di immobili oggetto già di provvedimenti esecutivi da parte dell'autorità giudiziaria che andrebbero demoliti. Esiste una presenza di immigrazione irregolare storica di diverse migliaia di persone che pure vogliamo affrontare. Esiste una esigenza di adeguatezza degli organici e delle forze di polizia e della polizia locale con qualche azione straordinaria che metteremo in campo subito per dotare, almeno per quanto riguarda le forze di polizia statali, qualche unità aggiuntiva. Si è parlato del rilevante numero di persone che sono assegnate agli arresti domiciliari su questi territori. Ecco, mentre parliamo, vedete alle nostre spalle il ministro è ancora dentro per completare la visita. Prossima tappa, come avete detto nel lancio, cellule per i lavori del PON Sicurezza. Per ora la linea torna allo studio da Castel Volturno a Margherita Rosciano.